Ah, porca Valero. Dentro, Vasquez, nudo Vasquez. Kalinic il tiro, la parata di Schmeichel, miracolo. Miracolo di Schmeichel. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni mercoledì alle 14 siamo su FIFA 16 con la carriera con la Fiorentina. Ragazzi, oggi mi è arrivata questa email dalla nazionale. Le ricordo che deve comunicare l'elenco definitivo dei convocati per l'amichevole internazionale del 15 marzo. Quindi a breve avremo un episodio anche con la nazionale italiana. Inoltre ragazzi, torniamo a questa perché ho capito che va bene, grazie. Colloquio giocatori. Mister, sono costretto a rifiutare l'offerta per il prolungamento del contratto che mi aveva proposto. Apprezzo molto. Allora ragazzi, Bernardeschi praticamente gli ho proposto un rinnovo del contratto e me l'ha rifiutato e vuole trovarsi un'altra squadra al termine di questa stagione. Ragazzi, ora andiamo nelle formazioni del match fondamentale contro il Leicester nei sedicesimi di Europa League. Eccoci qui ragazzi, giunti nella formazione. Come vedete è quella titolare con Zárate, Kalinic e Braciszkowski ormai al posto di Teglio, Vázquez, Borja Valero, Fernández che ho preferito a Radovanovic, Masina, Astori, Rodriguez, Abate e Tatarusano in porta. Che ragazzi, andiamo subito in questa partita fondamentalissima perché è l'andata dei sedicesimi di Europa League contro la squadra dei miracoli di Claudio Ranieri. Siamo eccoci giunti nella partita ragazzi, Leicester Fiorentina, sedicesimi che stanno per avere inizio. Braciszkowski, Kalinic dentro ancora, Braciszkowski subito in avanti, prima azione da parte nostra. Andiamocene dentro ora con Braciszkowski che è velocissimo. Braciszkowski, la mette dentro, il tiro al volo, Zárate c'è il gol. Passiamo subito in vantaggio, 1-0 ragazzi, non ho sbagliato subito perché ho guardato il guardaline per capire se fosse fuori gioco. Rivediamo, Braciszkowski dentro, Kalinic, qua Zárate, 1-0 per noi subito. Braciszkowski ancora, ancora Braciszkowski, pallone dentro. Attenzione qui, erroraccio di Mandi, Zárate, Zárate dentro, ho visto lo scatto. Nico Kalinic, Kalinic è solo, il tiro, il 2-0. Raddoppiamo ragazzi, 16° minuto e siamo in vantaggio 2-0. Stiamo mettendo alle corde il Leicester, non ci voglio credere, ma è così ragazzi. Erroraccio di Mandi lì e guardate, bravissimo Zárate, Kalinic qui non poteva sbagliare, era solo. Guardate che tiro perfetto, 2-0 per noi. Ah, Borja Valero dentro, Vázquez, nudo Vázquez, Kalinic il tiro, la parata di Schmeichel, miracolo, miracolo di Schmeichel. Attenzione alla Leicester che avanza ora. Kazaki dentro, Fuchs ancora, prova il tiro, Fuchs fuori di pochissimo ragazzi, meno male, l'avevo vista dentro. Attenzione qua, avanza ancora Leicester, pallone dentro, Tatarusano, miracolo ragazzi. Ah, era fuori gioco. Attenzione, Trenino Abate, Trenino Abate, grande Abate. Ancora lui, Ignazio. Ignazio si accentra, fermato Ignazio. Qui ancora la scarica, Borja Valero il tiro, nulla da fare, c'è Braciszkowski, ancora il tiro, ancora rimpallato. Attenzione qui, gestiamo palla, ora Leicester prova un attacco ma non gli riesce. Finisce qui ragazzi il primo tempo. Abbiamo giocato bene, siamo passati in vantaggio praticamente subito la prima azione e Leicester piano piano sta cercando una reazione, però per ora non si è reso ancora veramente pericoloso. Vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione qua, Borja Valero, ha visto lo scatto di Nico Kalinic che prova subito il tiro a incrociare, miracolo di Schmeichel ragazzi. Dentro ancora nudo Vázquez, prova il tiro dalla distanza, fuori. Attenzione, cross dentro del Chester, la punizione, colpo di testa fuori. E Chester vicino al 2-1. Attenzione qua, l'oraccio di Schmeichel, Braciszkowski ne può approfittare, il tiro, il 3-0. 3-0 ragazzi, ma Schmeichel ha fatto un errore enorme. Troppa sicurezza ragazzi da parte del computer, che guardate, guardate come gigioneggia e guardate Braciszkowski al limite del fallo. 3-0 per noi. Attenzione ora Leicester che prova ad avanzare, Dyer velocissimo, attenzione, ha superato Gonzalo Rodriguez, Dyer ancora prova a metterla dentro, il cross, pallone busso fuori, rischio enorme, potevano fare il gol della bandiera. Allora ripartiamo noi con Kalinic, ora in contropiede Kalinic, 1-2, bravo, non è riuscito, c'è Mati Fernandez, arriva il tiro di Fernandez a Prata e poi c'è il 4-0, ma c'è il fuorigioco ragazzi, fuorigioco, niente da fare, era fuorigioco.
qua ancora altro errore. E allora Vasquez, il tiro dalla distanza, Schmeichel, miracolo, c'è ora 4-0. E questa volta è regolare di Kalinic. 4-0, era stato soltanto rimandato. Erroraccio delle Chester, ragazzi, guardate come sta giocando male. Guardate qua, Vasquez bordata, Schmeichel e ora Kalinic, era regolare. 4-0 per noi. E finisce la partita. Ragazzi, molto deluso ovviamente da Leicester. Mi aspettavo una squadra più forte. Del resto le squadre qui vengono sorteggiate casualmente, quindi è stato abbastanza facile vincere. Non hanno posto grande resistenza. Quindi 4-0 per noi. Ormai il passaggio del turno è praticamente ipotecato. Ok ragazzi, questi sono i risultati delle altre partite. Allora, il Bologna ha vinto 3-1 contro il Darmstadt, quindi Bologna 3-1, grandissima alta squadra italiana. L'Everton ha perso 2-1 in casa con Nantes, quindi sorpresa. Il Konyaspor ha vinto 2-1 contro l'Antalyaspor, poi c'è la nostra partita. Poi il Lille che ha pareggiato con l'Hannover, l'Olympiakos che ha pareggiato con Standard Liegi, il Paris Saint-Germain che ha pareggiato incredibilmente in casa col Borussia Mönchengladbach e infine lo Zenit ha vinto 3-1 contro la Roca. Eccoci giunti ragazzi nella partita contro il Verona di campionato per questo secondo e ultimo incontro di questo episodio. Ragazzi, turnover totale tranne per il portiere Tatarusano. Ho messo Alonso, Baba, Cartello, Costa, Vesino, Radovanovic, Pasquale, Benalouan, Roncalli, Versalico e appunto Tatarusano. Quindi la squadra è cambiata totalmente. Anche se abbiamo vinto 4-0 l'andata, preferisco avere la squadra titolare per il ritorno per evitare sorprese. Ok ragazzi, andiamo nel match. Eccoci qui giunti ragazzi, Serie A Team Fiorentina, Verona sta per avere inizio. Attenzione al Verona che avanza con Jankovic, pallone dentro, c'è il gol, incredibile ragazzi. Pazzini ha portato in vantaggio il Verona, al settimo minuto siamo sotto. Rivediamo l'azione, tra l'altro molto bella, di Jankovic. Guardate il movimento bellissimo di Pazzini, del pazzo, 1-0 per il Verona. Ancora Alonso, sempre lui, Alonso se ne va. Cross dentro verso il Kuma Babacar, colpo di testa, nulla da fare. Alonso ancora, pallone dentro verso Tino Costa che può tirare, c'è il palo! Il palo, ragazzi, ero già pronto ad esultare, ero convinto, ero sicurissimo del gol. Invece palo. Sono ancora al Verona. Ancora Jankovic, ancora dentro per Pazzini il tiro. Fuori, scatenato Pazzini. Allora ancora Tino Costa dentro verso Babacar. Babacar può tirare il tiro, la parata. Tino Costa, ancora Babacar. Babacar, bel movimento, da dentro verso Alonso. Alonso può provare il tiro di Alonso, la parata. Pallone che rimane lì, ancora la parata, nulla da fare. Babacar, bravo nel dribbling. Ancora pallone dentro, Radovanovic, bello. Per Tino Costa può ancora provare, c'è volta, c'è il gol. Abbiamo pareggiato, stavolta non prende il palo Tino Costa, ma ci porta sull'uno pari. Bellissima azione, guardate il dribbling di Babacar. Il pallone dentro di Radovanovic, c'è l'uno pari. Che grazie angolo nei minuti del primo tempo di recupero. Pallone dentro, colpo di testa, miracolo. Che ragazzi, è finito il primo tempo. Dopo il vantaggio iniziale del Verona abbiamo giocato bene, siamo riusciti ad arrivare al pareggio con Tino Costa. Vi ricordo che stiamo giocando con le seconde linee. Vediamo come andrà il secondo tempo. Babacar, Babacar prova il tiro subito, Babacar fuori. Babacar ha visto lo scatto, non ci riesce. Allora pallone fuori, Vesino il tiro, il miracolo, angolo. Pallone buttato dentro, colpo di testa. Ancora il portiere che para. Vesino ha visto Tino Costa. Dentro ancora per Vesino che si gira il tiro, non riesce. Bella azione però. Tino Costa, Babacar, Vesino può provare il tiro, c'è. No, è fuori. Convintissimo ci fosse il gol. Radovanovic, Babacar, Babacar prova il tiro, respinto. Nulla da fare ragazzi. Nulla da fare ragazzi, non riesco a fare l'ultima azione. La partita finisce 1 pari, quindi il Verona ci blocca con un buon pareggio. E il Verona, devo dire che ha giocato bene. Nel secondo tempo si è pensato solo a difendere. Ok ragazzi, questa è la classifica, ve l'aggiorno. Siamo ormai a 29 giornate. Io ho 74 punti, segue la Juve con 66, l'Inter a 61, la Lazio a 55, la Roma a 49, e via via poi ci sono Samp, Napoli, Milan, Genoa eccetera eccetera. In fondo alla classifica abbiamo il Frosinone con 13 punti, quindi ormai praticamente retrocesso, il Verona con 23, il Bologna 24, il Chievo 25, il Carpi 26. Ragazzi, fa impressione vedere il Bologna che vince l'andata degli ottavi di finale di Europa League
3-1, e in realtà poi in campionato è 18esimo e quindi potrebbe essere retrocesso, ma anche questo è il calcio. Nel prossimo episodio quindi avremo il ritorno di Europa League contro il Leicester e nella seconda partita affronteremo il Canada con la nazionale, quindi avremo la prima delle due amichevoli con la nazionale italiana. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, commentate, perché mi fa molto piacere, come vi dico ormai già da un po' di video, leggere i vostri commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sta piacendo questa carriera, insomma, ditemi tutto ciò che volete. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, se volete condividete questo video. Qui sotto, ragazzi, come sempre, trovate tutti i miei social network, quindi se non siete ancora passati dalle mie pagine a iscrivervi, fatelo, mi raccomando. Ci vediamo mercoledì alle 14, come sempre, per un prossimo video sulla carriera con FIFA 16. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!